Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi guarderemo questo scanner OBD della Top Dawn, modello ArtiDiag 600S. Si tratta di uno scanner OBD per fare la diagnosi alle nostre macchine, diverso da tutti gli altri. Questo scanner OBD, infatti, come vedete, lo sto tenendo fra le mani ed è acceso. Ha il display touch, ha dei tasti fisici, ha il wifi, ha tantissime funzioni davvero molto molto interessanti, sia per chi ha un'officina che per chi da privato vuole conoscere lo stato di salute della propria autovettura. Riesce a rilevare alcuni errori, riesce a cancellarne altri, insomma ha diverse funzioni che adesso vi farò vedere. Ed ha la particolarità di poter funzionare, come vedete, sfruttando la batteria al suo interno, che può essere ricaricata tramite una presa USB di tipo C, e riesce anche a salvare i dati per poterli stampare tramite computer, sia tramite cavo che tramite scheda SD che va messa in uno sportellino. Ma ve lo faccio vedere da vicino mettendolo sul bancone, così guardate anche la confezione, e metterò ovviamente alcune schermate di alcune diagnosi che ho fatto nella mia macchina. Quindi cambiamo inquadratura e iniziamo. Ovviamente vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione per poter vedere il prezzo aggiornato e per poter vedere eventualmente se riesco a recuperare anche un codice di sconto. Questa sulla base della confezione nella quale viene venduto. All'interno troveremo una plastica sagomata che protegge il dispositivo, un manuale di istruzioni, una guida rapida che ci permetteranno di utilizzarlo. Ovviamente è un dispositivo che va conosciuto per bene per poterlo utilizzare al 100%, questo non è un tutorial, ma semplicemente vi farò vedere il dispositivo sia esteticamente, le varie funzioni e appunto alcune prove che ho eseguito. Troveremo anche un cavo USB tipo C che ci permette sia di collegarlo ad un alimentatore, quindi poter ricaricare la sua batteria, e ci permette anche di collegarlo ad un PC per poter trasferire tutti i dati. Questo invece è il connettore a 16 pin per poterlo collegare alla nostra autovettura, quindi poter comunicare con la stessa. Nella parte posteriore della confezione vengono riportate alcune caratteristiche tecniche riguardanti il dispositivo, quindi il display da 5 pollici, il range dei volt in ingresso per quanto riguarda la connessione OBD2 da 9-18 volt, la temperatura di conservazione e la temperatura di utilizzo, più le dimensioni. Allora, adesso guardiamolo per bene da vicino. Ha questa cornice nera in gomma, quindi è protetto anche da eventuali cadute e ci permette anche di avere un buon grip. Come vedete, da questa parte c'è un'ulteriore sagomatura dove vanno ad alloggiarsi i pollici, quindi questo ci permette anche di tenerlo con una mano avendo una buona tenuta dello stesso. E anche nella parte posteriore le dita vanno ad alloggiarsi in quest'altra parte sagomata, quindi si tiene davvero benissimo anche con una mano. Allora, come vedete, abbiamo un display touch che ci permette di scorrere all'interno delle varie schermate. Possiamo lavorare toccando direttamente il display, oppure possiamo utilizzare i tastini fisici per tornare indietro, spostarci nelle varie funzioni, eccetera. Nella parte alta abbiamo il tasto per accendere e spegnere, si accende e si spegne esattamente come un telefonino, quindi mantenendolo premuto e poi confermando di volere spegnere. Da quest'altra parte invece abbiamo uno sportellino che ci permette di inserire una scheda SD al suo interno, oppure appunto di collegare il cavo USB di tipo C. Nella parte posteriore invece c'è una targhetta con il modello, il numero seriale e poi i dati per la ricarica. Come sapete, gli scanner OBD servono per conoscere lo stato di salute della propria autovettura sia nelle officine che anche dai privati. Infatti vengono letti e riportati sia i dati riguardanti i valori durante l'utilizzo presenti nella nostra autovettura, che possono essere rilevati. Tante volte appare la spia di errore, non sappiamo di cosa si tratta. Grazie a questo strumento possiamo conoscerlo e, se è il caso, cancellarlo. Io personalmente sconsiglio di cancellare i codici di errore di iniziativa, a meno che non sappiate per bene cosa state facendo. Questo strumento serve per conoscere in anticipo ciò che la nostra autovettura ha come problema, per poi rivolgersi al nostro meccanico e parlare del danno presente o comunque dell'errore riscontrato. Però è possibile in alcuni casi cancellare alcuni errori. Ad esempio, se dovesse trattarsi di errori riguardanti la pressione dei pneumatici, una volta risolto quel problema possiamo andare a cancellare l'errore, anche perché molti errori, una volta cancellati, potrebbero ripresentarsi perché la centralina riscontra nuovamente e quindi avreste sempre questo problema che va a ripresentarsi. Ma grazie a questo strumento almeno sappiamo quale problema può avere il nostro mezzo. E vi ricordo anche che in base all'autovettura nella quale stiamo facendo la diagnosi è possibile avere più o meno funzioni attive per quanto riguarda la possibilità di diagnosi stessa tramite lo strumento, che la possibilità di cancellare o meno alcuni codici di errore. Per esempio, con questo strumento è possibile solo su alcune vetture, che ad
adesso non ricordo, ma nel link che vi lascerò troverete tutte le informazioni importanti al riguardo. In base ad alcuni modelli di autovetture è possibile cancellare anche la spia di service, quindi per il tagliando eccetera, ma su altre non è possibile. Man mano che verranno fatti degli aggiornamenti verrà implementata la funzione anche su altre autovetture, infatti c'è il tasto per poterla aggiornare e quindi poter scaricare sia il tipo di autovetture nelle quali poter fare le diagnosi, l'aggiornamento per quanto riguarda il software che va ad implementare o modificare alcune funzioni migliorandole. Adesso vi farò vedere alcune riprese che ho realizzato facendo una diagnosi alla mia autovettura. Grazie a questa diagnosi ho riscontrato che uno dei sensori di velocità su una delle quattro ruote non va bene e sono riuscito a scoprirlo solamente grazie a questo strumento. Non sarebbe stato possibile accorgersene in nessun modo se non portando l'autovettura presso un'officina, facendo fare una scansione e quindi accorgendosi di questo eventuale danno. Per fortuna è una cosa relativamente di poco conto, ma se fosse stata una cosa più importante avrei utilizzato la mia autovettura con un danno che ignoravo. E può essere utilizzato sia ad autovettura ferma, ovviamente con il motore acceso, in quel caso però non potremmo controllare ad esempio la frenata, non potremmo controllare la velocità, non potremmo controllare i sensori come è successo nel mio caso, perché potrebbero essere parti come le ruote o l'impianto frenante che non vengono messe in funzione e quindi lo strumento non riesce ad analizzarli o comunque non riesce a rilevare l'errore. Ma è possibile utilizzarla anche sia su un banco prova, quindi con la macchina che simula un funzionamento nel traffico, oppure direttamente nel traffico. Una volta che ci saremo fermati potremo consultare quello che il nostro dispositivo ha rilevato, quindi una diagnosi vera e propria di tutto il percorso. Adesso vi farò vedere alcune riprese dello strumento che fa delle analisi dal vivo mentre la macchina è in funzione, quindi il numero di giri che aumenta e diminuisce, i vari picchi, lo stesso per quanto riguarda la velocità del veicolo, temperature eccetera. Dopodiché vedremo un video un pochettino più completo fatto di sera per evitare che ci siano dei riflessi sul display e durante quella ripresa vi spiego qualcosina in più. Comunque, avendo un software che gira su un sistema Android, è possibile avere tutte le impostazioni che abbiamo solitamente nei vari dispositivi Android tipo telefonini eccetera, ed è possibile anche entrare all'interno dell'album delle fotografie per poter vedere tutto ciò che è stato registrato sia a livello di video che per quanto riguarda i vari screenshot. E i vari file vengono suddivisi per anni, mesi, giorno oppure tutti assieme. Tutti i file che vengono salvati all'interno della memoria di questo dispositivo, che mi pare che sia di 16 giga, è possibile salvarlo sia sulla scheda SD che scaricarlo sul computer per poterlo stampare. Infatti abbiamo la possibilità di andare a selezionare i vari PDF con il report che abbiamo realizzato per darli al nostro cliente se abbiamo un'officina, oppure per noi stessi per poterli consultare. È possibile inviare il tutto tramite email oppure realizzare un PDF, oppure come ho detto poco fa scaricare e inviare al PC. Come vedete siamo connessi ad una rete wifi, è possibile collegarsi normalmente ad un router come si farebbe con un normale telefonino, oppure collegarsi anche tramite hotspot alla rete wifi del nostro cellulare. Questa è la prima schermata che appare all'accensione. Come vedete in alto abbiamo anche il livello di carica della batteria, quindi 15.2, l'orario, adesso sono le 11.10 di sera, quindi le 23 PM, quindi in posto pomeridiano, e il livello di carica della batteria del dispositivo che stiamo utilizzando. Quindi diamo l'ok, andiamo su bene e abbiamo tutte queste icone che ci permettono di svolgere diverse funzioni. La prima è quella per la diagnosi. Premiamo, abbiamo la possibilità di fare una ricerca automatica oppure, come in questo caso, possiamo premere su Toyota. Siamo su una Toyota Aygo. Adesso si sta connettendo. Ovviamente qualche scena la vedrete accelerata. Abbiamo diverse voci, quindi è una presa di diagnosi a 16 pin europea, Europa e altri. Ulteriore selezione, quindi cambio manuale multimodalità. E a questo punto mi riporta i dati della mia macchina. Si tratta di una Toyota Aygo anno 2008, cambio manuale multimodalità, numero di cilindri, tè, eccetera. Diamo ok. E appare una nota nella quale ci avvisano che nel caso in cui fossero installati degli accessori, questi potrebbero provocare la notifica di un errore. Quindi andiamo su ok e attendiamo la risposta della EQ. A questo punto, dopo questa analisi, possiamo andare sul rapporto salute oppure selezione sistema. Andiamo sul rapporto salute e a questo punto si aprirà questa animazione con una percentuale e il tempo che scorre sulla parte bassa, quindi verrà mostrato il nostro rapporto di salute da poter consultare direttamente sul display.
Ok, una volta raggiunto il 100% del lavoro, adesso abbiamo i vari risultati, dei segni di spunta dove tutto va bene e invece qua una notifica per un errore. Quindi appare il codice di errore e qua la spiegazione, quindi il numero dei denti del rotore sensore velocità è sbagliato su una delle quattro ruote. A questo punto possiamo cliccare su accedere, appare una nota, questa EQ controlla ABS, controlla stabilità del veicolo e l'impianto frenante che controlla la prestazione di sicurezza della vettura, annulla oppure ok. Andiamo su ok. A questo punto abbiamo la possibilità di cancellare l'errore, leggere il codice d'errore oppure leggere i parametri. Personalmente preferisco non cancellare mai i codici di errore, vi consiglio di non cancellarli e di lasciar fare tutto al meccanico. Quando usciamo ci ricorda di rimuovere il cavo di connessione. Adesso guardiamo la seconda voce, IM prontezza. Nell'ultima voce ci permetterà di accedere, quindi in esecuzione, attendere prego. Ok, quindi abbiamo il monitoraggio di tutte queste voci, anche in questo caso possiamo creare un report. E qua quindi viene creato questo file con il report della diagnosi. Abbiamo anche la possibilità di creare un PDF e qua abbiamo le classiche funzioni OBD. Anche in questo caso ci vengono riportati i parametri della nostra vettura, quindi quali parametri sono supportati, il tipo di motore scintilla, tipo di protocollo, eccetera. E da questa voce invece abbiamo la possibilità di leggere i dati dal vivo, quindi possiamo vedere tutto ciò che il nostro motore fa durante l'utilizzo, per esempio il numero di giri, le varie temperature, eccetera. Guardiamo in questo caso le informazioni dal vivo, ovviamente in questo caso non riguarderanno la velocità e tanti altri parametri perché sono fermo, però tanti altri saranno visibili, per esempio giri motore, il numero di errori presenti sulla eco, posizione assoluta valvola a farfalla, pressione assoluta collettore di aspirazione, insomma tutte le voci che troviamo solitamente per quanto riguarda il controllo, la diagnosi del motore eccetera. Essendo fermi guardiamo solamente il giro del motore, ma vi farò vedere comunque delle schermate realizzate di giorno, tutti i vari report che sono riuscito a raccogliere eccetera. Quindi andiamo su ok, ci apparirà questa schermata nella quale possiamo vedere il numero di giri riportato sotto forma di numeri e ovviamente anche il numero di errori presenti sulla eco, e accelerando ovviamente salirà il numero di giri. Possiamo vederlo quindi sia in questo modo sotto forma di numero che sotto forma di grafico cliccando sull'icona, e si formerà quindi questo grafico che in questo momento è quasi continuo, ma accelerando avremo dei picchi. Ok, come vedete in base alle accelerazioni avremo il report sotto forma di grafico del numero di giri del motore. E anche in questo caso possiamo creare un report sotto forma di PDF con tutti i dati che sono stati rilevati in base alla nostra selezione, quindi il numero di giri e tutto quello che abbiamo richiesto. Abbiamo un'ulteriore voce, quindi informazioni sulla riparazione. Qua abbiamo un elenco dei codici d'errore, un elenco di copertura, dei video tutorial, l'apprendimento sull'utilizzo di questo dispositivo, più dedicato più che altro alle officine. Manutenzione invece ci permette di lavorare per esempio sull'ABS, BMS, sui freni, su tutte quelle voci nelle quali possiamo intervenire per eliminare errori eccetera. Su questa voce non vi farò vedere tutto ovviamente perché altrimenti si perderebbe tantissimo tempo, però abbiamo per esempio BMS per quanto riguarda la batteria. Una volta cliccata sull'icona avremo la possibilità di cliccare su altre voci, quindi scegliamo in questo caso Toyota. La prima voce riguarderà engine and ECT, la seconda controllo ibrido, la terza tensione batteria alta. Solo che tutte e tre le funzioni sulla mia autovettura non sono supportate, quindi non potrò farvi vedere assolutamente ciò che possono fare. Andando comunque su introduzione e funzione ci appare una nota, adattamento batteria. Utilizzare lo strumento per resettare il sistema di monitoraggio della batteria quando si sostituisce una batteria difettosa e se ne installa una nuova, al fine di adattare il sistema ai dati della batteria che verrà installata. Scritto pure bene in italiano.
l'aggiornamento del dispositivo. Questa invece è una sorta di archivio nel quale abbiamo tutti i report che sono stati realizzati, come vedete già dal 10 febbraio che vado facendo delle prove, oggi è il 9 marzo, e abbiamo tutti i vari PDF che ho realizzato con i rapporti. Quest'ulteriore voce feedback invece permette di inviare i risultati dei nostri report. Infatti è possibile cliccare su uno di questi, scegliere cosa inviare e dopodiché inviare i risultati, bisogna essere connessi eccetera. La voce setting invece riguarda proprio il dispositivo, quindi la possibilità di realizzare gli screenshot, accedere all'album delle foto per poterle consultare, il wifi, insomma la luminosità e tanto altro. Infatti è un dispositivo vero e proprio che ci permette anche di regolare la luminosità, la possibilità di registrare quello che abbiamo sullo schermo cliccando sulla telecamerina. Ovviamente dopo aver premuto sulla voce sparisce perché si toglie questa schermata, altrimenti verrebbe registrata. È lo stesso per quanto riguarda la possibilità di realizzare gli screenshot. Basta abbassare di nuovo questo menu, andare sulle forbicine, apparirà nell'icona di una fotocamera e ogni volta che la premeremo verrà creato uno screenshot che si salverà nell'album. Quindi in questo caso ci avvisa che è stato salvato. Abbiamo anche la possibilità di ribaltare l'immagine, quindi premendo su quest'icona la vedremo sotto sopra, perché in base alla posizione nella quale stiamo utilizzando il dispositivo potrebbe risultare più comodo la posizione ribaltata. Top Don Art Diag 600S, quindi questo è il dispositivo Wi-Fi che vi ho fatto conoscere oggi, che ci permette di conoscere lo stato di salute della nostra autovettura. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che vi lascerò il link per poter vedere il prezzo aggiornato, perché come sapete su ogni sito internet, Amazon, il sito del rivenditore eccetera, possono essere presenti delle promozioni e tra l'altro il prezzo nel tempo potrebbe cambiare. Quindi se io vi dicessi un prezzo adesso, voi guardereste il video fra 6 mesi, troverete un prezzo differente, più alto o più basso. Quindi come mi è stato già detto da qualcuno di voi, dicendo dei prezzi nel momento in cui registro il video rischio di risultare poco credibile, quindi andate a guardare il link giù nel primo commento e nella descrizione per poterlo comprare, sperando di riuscire ad avere un codice di sconto che vi faccia risparmiare qualcosina. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!